Volevo rendervi partecipi del fatto che, nonostante siamo a marzo, Valeria Vedovatti ha ancora le decorazioni natalizie. Oh, quando mi dicono va a casa, shakerà. Oh, rispondo, sono già qua. Ah, ah, questo è il ballo del qua qua ed il papero che sa fare solo qua 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 e qua qua qua. Buon salve, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con una tipologia di video molto particolare che non avevo mai portato qui sul canale. Il video in questione è un video quiz, più precisamente il questo o quello. This or Dead. Ho scaricato un'applicazione che, se vi interessa, si chiama proprio Dead or This, che contiene appunto delle domande a cui bisogna rispondere. Più che domande, sono delle scelte tra due cose. Ragazzi, non ho ancora iniziato il video e ho il telefono al 10%. Ma per fortuna c'è il caricatore portatile a salvarmi la vita! Ragazzi, dato che la fortuna è sempre dalla mia parte, le gioie sono sempre dalla mia parte, non va neanche il caricatore portatile. Ma non lo so, io devo chiamare Fantozzi a dirgli di venirsi a riprendere la sua nuvoletta perché io non la voglio proprio. Parlando di mina gioie, questa mattina mi è pur caduto l'ombretto e si è sfracellato su tutto il pavimento. Vabbè, io direi di non perdermi in chiacchiere e iniziare subito col video sperando che il mio telefono resista. No, ma io oggi non ce la posso fare, mi sa che qua spengo la telecamera e me ne vado. Guardate, volevo registrare lo schermo per mettervelo da parte, soltanto che mi segna che lo sta registrando, ma in realtà non lo sta facendo. Proviamo a riavviare il telefono. Tra l'altro ho anche quasi la SD piena, quindi veramente top. Qualcuno mi salvi. Salvini può venire a salvarmi. Salvini, salvi. Ah! Avete capito che anche nelle giornate storte le battute non mi mancano? Bene, incominciamo. Premetto che le domande sono in inglese, quindi potrei sbagliare qualche traduzione, però cerchiamo almeno di capire il significato delle frasi. La prima domanda è: preferiresti dormire su un cuscino macchiato di sangue oppure su un cuscino duro e scomodo? È una scelta difficile. In realtà dipende, se la macchia di sangue è piccolina, potrei anche girare il cuscino e provare a far finta di niente, però almeno dormo bene. Se invece la macchia è abbastanza grande, tipo grande così, allora direi il cuscino scomodo, cioè alla peggio lo butto via e dormo senza cuscino sulle mie braccia, cosa che faccio spesso anche se ho i cuscini più comodi del mondo. Sfida molto equilibrata, anche se la maggior parte appunto dormirebbe con il cuscino macchiato di sangue. La seconda scelta è tra non fare la doccia per 2 settimane ma avere tutti i giorni dei vestiti puliti, oppure fare la doccia tutti i giorni ma tenere per 2 settimane gli stessi vestiti. Allora, io preferirei fare la doccia tutti i giorni ma non cambiare i vestiti, perché il ragionamento che ho fatto io è che in teoria, se sei pulito, anche i vestiti non dovrebbero puzzare e sporcarsi più di tanto, anche se poi ovviamente può sempre capitare di rovesciarsi qualcosa addosso. Io sono la prima a cui capita, però almeno i capelli e tutto sono lavati. Rimanere 2 settimane proprio senza lavare i capelli e tutto non riuscirei. Quindi direi assolutamente la risposta 2. E la maggior parte preferirebbe non fare la doccia per 2 settimane, ma avere i vestiti puliti tutti i giorni? Maria, io esco! La terza scelta è tra esprimere i propri pensieri sempre ad alta voce oppure non parlare mai di niente e neanche con la lingua dei segni. Decisamente, decisamente la prima opzione. Infatti il 68% avrebbe scelto questa opzione. La quarta scelta è tra lavorare alla Apple e conoscere tutti i loro segreti oppure lavorare alla Google e conoscere tutti i loro segreti. Preferirei lavorare alla Apple, anche se è una scelta piuttosto difficile, perché Google non so quali segreti possa avere e soprattutto quanto possano essermi utili quei segreti, mentre per la Apple potrei sempre farmi riparare il telefono gratuitamente, è il mio caso. Oppure potrei magari avere dei prezzi un po' più favorevoli, comunque Apple. E invece il 66% avrebbe preferito lavorare alla Google. Ma io non seguo la massa e quindi vado alla Apple. La prossima scelta è tra avere un bambino maschio oppure una bambina femmina.
Allora, io vorrei avere due o tre figlie. Mi piacerebbe moltissimo che fossero di tutti e due i sessi. Non trans, che sia chiaro, cioè non ho nulla contro i trans, però intendevo che mi piacerebbe avere magari due femmine, un maschio o viceversa. Però penso che se dovessi scegliere, sceglierei di avere una bambina femmina. Questo perché, essendo femmina anch'io, riuscirei a capirla meglio e a darle consigli più mirati. E invece anche qui io vado contro la massa, perché la maggior parte, il 65%, vorrebbe avere un bambino maschio. La prossima domanda è: preferiresti uccidere 100 persone oppure essere cacciato da 100 persone? Assolutissimamente essere cacciato da 100 persone, perché uccidendo 100 persone non vivrei assolutamente bene io, mentre essendo cacciato da 100 persone potrei semplicemente emigrare in un altro posto, del tipo Australia e America, e rifarmi una vita in quel posto. Ma io non so se mi stanno prendendo per il deretano, per non essere volgare, ma 61 persone preferirebbero uccidere 100 persone anziché essere cacciati da 100 persone. Sono veramente basita, 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 suave, suavecita, na 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 na, pochito, pochito. Vabbè, comunque proseguiamo. La prossima domanda è: vivere senza elettricità, penso electronics, no. E arriva la sveglia per i musicali. Oggi veramente non ce la posso fare. Ho appena postato, ma prima di proseguire devo farvi vedere questo musicali, che è la vita. Io continuo a riguardarlo, mi piace troppo. Più che altro mi fa morire dal ridere, ed è questo qui. Però ora proseguiamo. La scelta è tra vivere senza apparecchi elettronici o senza amici. Per questa domanda non ho alcun dubbio, è molto meglio vivere senza apparecchi elettronici che senza amici. Anche perché vivere senza apparecchi elettronici una parte positiva ce l'ha, mentre senza amici di positivo non c'è nulla. La prossima scelta è combattere contro un lupo usando le proprie mani oppure combattere contro un grande orso con una spada. Assolutamente contro un orso con la spada. In realtà penso che anche senza spada avrei scelto l'orso, perché i lupi mi fanno molta più paura. Infatti l'81% avrebbe scelto come me quello dell'orso. E l'ultima scelta per oggi è tra avere sempre le dita appiccicose o avere sempre un cattivo alito. Allora, sarebbe preferibile non avere nessuno dei due, ovviamente, però se dovessi scegliere penso che sceglierei il cattivo alito, perché con l'alito cattivo ci soffrono gli altri, nel senso non ti staranno vicini e basta, mentre le dita appiccicose le avrei sempre io, e quindi perciò direi che preferirei avere un cattivo alito, come solamente il 27% delle persone. Ma no, che schifo avere le dita appiccicose, cioè ogni cosa che tocchi lasci giù le impronte. Poi se ti tocchi la faccia, Ci tenevo a fare ancora un paio di scelte, soltanto che non più con questa applicazione, ma con delle foto che ho trovato su una pagina Instagram. Questa qui mi ha subito incuriosita molto. Che piede hai? Sinceramente non lo so, quindi andremo a controllare assieme. Allora, il mio piede è un incrocio tra l'1 e il 2, nel senso che le prime due sono lunghe, uguali, e poi le altre vanno calando. So che non ve ne fregherà niente del mio piede, però io ve lo faccio vedere comunque perché è fashion. Ovviamente sto scherzando. Poi, quale phone preferisci tra questi? Assolutamente quello oro rosa, cioè l'oro rosa è la vita. Quello che non mi piace assolutamente è rosso, è terribile. E per ultima immagine, come potevo non far vedere le Yankee Candle, è questa qui. Quale formato preferisci? Allora, leggere medie e grandi, a parer mio, sono troppo grandi. Ci sono talmente tante fragranze di Yankee Candle che secondo me vale la pena provarne il più possibili, e non è che si può comprare la giara grande di ogni fragranza. A meno che non abbiate big money, la vedo un po' dura. I votivi mi fanno assolutamente schifo perché non emanano alcuna fragranza praticamente. Quella candela con la confezione lì strana non mi piace più di tanto, perché la forma delle Yankee Candle classiche è molto molto più bella, e quindi le mie preferite sono le Tarte e le giare piccole. Ultimissima, poi giuro che finisco il video, io sono assolutamente in questa immagine la persona che apre 100.000 cartelle. Potete vedere anche sul mio cellulare che ne ho aperte tipo una ventina, e quindi ho in giro tipo cartelle di Hello Kitty risalenti al 2005. E niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio il mio ricordo a casa.
Fatemi sapere se vorreste un altro video quiz e se sì, magari consigliatemene anche qualcuno giù nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, i nomi sono sempre giù nell'info box. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Ciao! Ragazzi, lancio un party a casa mia, veramente ho finito di registrare questo video dopo cambi di schede SD, ne ho cambiati tipo 4, dopo infinite esportazioni di file e molti altri disagi, ce l'ho fatta, non ci posso credere.